Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Vogliamo metterci, come le altre volte, alla presenza di Dio, perché ciò che la lettera ai Galati ci dice ci riguarda direttamente. La parola di Dio ha questa particolare efficacia. È una parola scritta tanti anni fa, ma ogni volta che la leggiamo parla, e ogni giorno parla in modo diverso, cioè si attualizza nella condizione concreta della nostra vita. Quindi dobbiamo accoglierla con questo spirito, perché appunto è una parola viva che scava dentro nel nostro cuore spazi inediti, perché sempre di più la nostra Quaresima sia davvero questo cammino di introspezione, di ripresa interiore delle nostre migliori risorse per vivere più intensamente il nostro rapporto con Cristo, nel Padre, nella luce del Padre, guidati dallo Spirito, e nella Chiesa, cioè nelle nostre comunità, che sono poi il luogo dove la parola viene concretizzata e diventa Chiesa. Potete sedervi. Neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere. E questo contro i falsi fratelli intrusi, i quali si erano infiltrati a spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi. Ma a loro non cedemmo, non sottomettendoci neppure per un istante, perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere salda tra voi. Da parte dunque delle persone più autorevoli, quali fossero allora non mi interessa, perché Dio non guarda in faccia ad alcuno, quelle persone autorevoli a me non imposero nulla, anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per le genti, e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Anche da questo testo possiamo trarre qualche sollecitazione per la nostra vita, perché le vicende di Paolo, i suoi rapporti con Pietro un po' conflittuali, la sua adesione totale alla libertà raggiunta nella adesione a Cristo, possono davvero invitarci e sostenerci in questo cammino che stiamo percorrendo per andare verso la Pasqua. C'è una prima considerazione
ci sono dei falsi fratelli che si sono intrusi, infiltrati a spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi. Questa storia, purtroppo, si ripete sempre. Ci sono alcuni cristiani che hanno questa pessima abitudine di spiare gli altri, di vedere come si comportano, di costruire intorno a queste persone magari delle maldicenze, dei pettegolezzi, dei giudizi non sempre positivi. Si introducono così, molto bonariamente, magari anche invocando la carità, la correzione fraterna, però appaiono come degli intrusi. E questo spirito di rivalsa ritarda in maniera veramente peccaminosa l'integrazione della comunità in Cristo. Nella comunità cristiana non ci deve essere nessun infiltrato, nessun intruso. Tutti devono partecipare con lealtà, con spirito di vera fraternità alla crescita della comunità, pur nella diversità delle opinioni, dei punti di vista, degli orientamenti anche spirituali. La tolleranza, il rispetto, l'adesione seria, convinta, amicale ai problemi degli altri è una condizione indispensabile. Perché dobbiamo dar retta a chi cerca di mettere in evidenza gli aspetti negativi piuttosto che quelli positivi delle persone? E anche nelle nostre comunità spesso c'è qualcuno che si diverte a mettere così un po' di zizzania dentro le nostre difficili comunità, dove difficile diventa il cammino di comunione, di integrazione. Ecco, Paolo non sopporta questa gente e la condanna in maniera molto precisa e molto forte. Venivano a spiare che cosa? La nostra libertà che abbiamo in Cristo allo scopo di renderci schiavi. Tutta la lettera di Paolo, questa e anche altre, giocano intorno a questo grande tema della libertà. Questa libertà che è stata maturata per noi dalla morte e dalla risurrezione di Cristo, quella libertà che abbiamo ricevuto nel battesimo, questa libertà dello spirito la dobbiamo difendere con i denti, direi. Nessun giudizio, nessuna illazione, nessun pettegolezzo può in qualche modo tarlare questa nostra adesione piena e totale al Signore. Perché altrimenti diventiamo schiavi del sentito dire, delle opinioni ricorrenti che spesso non servono la verità e incuneano dentro la nostra vita dei germi di malevolenza che poi inesorabilmente producono disagio, conflitti più o meno evidenti, però sicuramente situazioni negative che non aiutano le persone a crescere in questa luce che invece dovremmo tutti cercare, perché nella diversità non c'è conflitto, ma c'è ricchezza. Guai se dovessimo diventare schiavi di quello che sentiamo dire, di opinioni che sembrano intoccabili e che invece poi di fatto non hanno nulla di vero e nulla di oggettivo. Viviamo un po' di questa
di questo gossip, no? Che lentamente, progressivamente rischia di ledere dal fondamento la nostra adesione al Signore. E in questi giorni vedete quello che si sta dicendo, si sta scrivendo, per esempio sulla successione a Benedetto XVI, no? Tutte le illazioni, le lobby, i gruppi di potere, e sfugge quello che invece è l'essenziale, che ognuno dei 115 elettori dovrà mettere la propria coscienza di fronte a Dio, chiedere la luce dello Spirito, perché la votazione, certo che passa attraverso l'opinione delle persone, produca un pastore così come la Chiesa esige oggi. E invece noi, anche noi, siamo presi un po' da questa specie di cronaca nera che in qualche modo rischia davvero di mettere in difficoltà tutte le nostre convinzioni anche più profonde, come se la Chiesa fosse a un certo momento una specie di società guidata da interessi che non sono quelli del Vangelo. Certo, siamo uomini e sicuramente siamo peccatori, e quindi anche la Chiesa ha bisogno di convertirsi e di riformarsi ogni giorno di più, però sempre nella luce di questo Vangelo di cui Paolo è così geloso. Quindi ecco, io credo che noi dobbiamo davvero fare questo salto di qualità. Non diventiamo vittime del sentito dire, delle chiacchiere che spesso si fanno non soltanto sulle situazioni, ma anche sulle persone, che è ancora più grave. Perché tutto questo crea disagio, crea emarginazione, crea appunto ritardo nella crescita della nostra vita comunitaria. C'è un secondo aspetto importante. Paolo dice: noi dobbiamo essere saldi nella verità del Vangelo. L'unico modo per combattere questa mentalità è la nostra saldezza nel Vangelo. Dice: noi non ci sottomettiamo a queste chiacchiere neppure per un istante, non le raccogliamo, perché siamo convinti che possono in qualche modo sbriciolare questa roccia su cui la nostra fede deve essere invece fondata. Dobbiamo rimanere saldi nella verità del Vangelo. È un invito forte questo. Tutti noi dobbiamo essere più attenti alle esigenze, alle provocazioni del Vangelo. Noi abbiamo bisogno di costruire una Chiesa sempre più evangelica, e tutti dobbiamo contribuire a questo. E ci auguriamo che arrivi un Papa che ci aiuti in maniera palpabile a ritornare alle fonti, che sono appunto il Vangelo. Qualcuno così si diverte a dire: ma se Gesù Cristo tornasse e incontrasse questa Chiesa, potrebbe anche dire: ma questa Chiesa non è quella che ho voluto io non la volevo tutt'altro. Allora perché è diversa da come Cristo l'ha voluta? Perché noi non siamo stati capaci di costruire questa saldezza. La nostra adesione al Vangelo rimane un'adesione moralistica, non è una sferzata di novità, non è una provocazione, non è una profezia. Il Vangelo deve davvero instaurare dentro la nostra vita questa tensione continua, questa inquietudine spirituale che ci spinge ad andare oltre, ad andare avanti e ad essere sempre più fedeli a questa parola che il Signore ci ha dato. State saldi tra di voi. Allora aiutatevi tra di voi
ad essere saldi nel Vangelo. Allora, nelle nostre comunità, chi ha più fede, chi ha più saldezza, deve aiutare coloro che forse faticano a creare dentro il loro cuore questa saldezza nel Vangelo. Bisogna aiutarsi molto di più nelle nostre comunità, altrimenti le nostre comunità non sono una comunità, sono un agglomerato di persone che forse hanno la stessa fede, hanno la stessa adesione a Cristo, ma non vivono poi in una comunione profonda, solidale. Dobbiamo essere saldi, e questa saldezza non è soltanto per noi, perché sarebbe molto egoistica. Questa saldezza deve diventare aiuto agli altri. Quante persone intorno a noi, nelle nostre comunità, boccheggiano, non trovano il fiato, il respiro per riprendere la vita, per riprendere il cammino della loro crescita. E noi restiamo estranei, pensiamo che facciamo già fatica ad andare avanti noi, a difendere la nostra fede, gli altri se la vedano, s'arrangino. Io faccio quello che posso per me. E questa è la negazione di un'adesione al Vangelo che deve invece sempre di più essere condivisa nella comunità. Questa saldezza bisogna costruirsela insieme, perché nessuno ha in tasca la verità. Nessuno può così spenderla o venderla a poco prezzo. Bisogna davvero costruire questa solidità condivisa, perché la Chiesa è fondata sulla roccia, certo, e la nostra solidità è ancora una volta Cristo, pietra angolare scartata dai costruttori, che è diventata testata d'angolo. Ecco, allora dobbiamo ritornare a Gesù Cristo ancora una volta. La saldezza nel Vangelo. Ma è chiaro che tutti noi dobbiamo domandarci: ma la mia vita è davvero ispirata al Vangelo? Ma non tanto per quanto riguarda le scelte operative, la dimensione etica della nostra vita, ma la dimensione spirituale soprannaturale, la dimensione trascendente della nostra vita, come si attua dentro di noi, come agisce dentro di noi, come diventa la molla per mandarci avanti in questa crescita continua, nell'adesione sempre più piena a Gesù Cristo e al suo Vangelo. Ecco, anche questo mi sembra un altro punto importante, la verità del Vangelo. Noi dobbiamo essere convinti che il Vangelo è la verità, con la V maiuscola, che non è esclusiva, perché fortunatamente il Dio suscita nella libertà delle coscienze diverse forme di adesione al Vangelo. Non c'è un'unica fonte, non c'è un'unica modalità. Ci sono adesioni diverse al Vangelo, e qualcuna forse ci sfugge, perché ci sono tante persone che non gravitano nei nostri ambienti, che non si sentono chiesa, ma che forse vivono nel loro quotidiano il Vangelo più di noi, che ci riteniamo i monopolisti, i monopolizzatori del Vangelo, perché il Vangelo vive secondo la dinamica dello Spirito, e lo Spirito soffia dove vuole. Penso che quando andremo nella vita eterna avremo delle grandi sorprese nel trovare intorno al volto di Dio tante persone che forse non avremmo mai immaginato che potevano raggiungere la pienezza della fede, e non sono mai bazzicate nei nostri ambienti, perché la saldezza del Vangelo vive nella universalità, vive al di là delle frontiere, degli steccati, dei muri che noi abbiamo eretto, perché non dobbiamo difendere il Vangelo, lo dobbiamo diffondere, perché tutti trovino saldezza nella parola di vita eterna che è il Vangelo, l'Evangelo, l'annuncio della salvezza. Una terza cosa. Dunque Paolo è molto prevenuto
nei confronti della comunità di Gerusalemme, gli sono proprio antipatici, a cominciare da Pietro, che si è legato a questa comunità di giudei convertiti al cristianesimo. E quindi va da queste persone autorevoli a presentare la sua posizione, cioè la sua vocazione. Io sono stato chiamato da Cristo a predicare ai pagani e non ne voglio sapere di adesione diversa da questa. Quindi non bisogna passare attraverso il giudaismo per diventare cristiani, bisogna accogliere il Vangelo. E forse inaspettativamente Pietro, con i suoi amici, con i suoi collaboratori, accetta questa posizione. Riconoscono la grazia che è stata data a Paolo e così danno la mano a Paolo in segno di comunione. Perché noi, io e Barnaba, possiamo andare tra le genti e loro evangelizzino i circoncisi, cioè i giudei. Questo darsi la mano come segno di comunione. Nella liturgia rinnovata è stato introdotto il segno della pace, no? Prima della comunione eucaristica il sacerdote dice: la pace sia con voi, scambiatevi un segno di pace, tutti ci diamo la mano, come se dicessimo piacere bianchi o piacere rossi. Poi dopo questo stretta di mano, che cosa significa? È un atto formale? È un abbraccio davvero di pace? È veramente un segno di comunione, di partecipazione, di condivisione? Oppure così rimane un gesto molto esteriore, estemporaneo? Vivere la comunione attraverso il darsi la mano. I bambini danno la mano ai loro genitori se devono attraversare la strada. Si danno la mano quando giocano. Perché darsi la mano per i bambini è un segno di fraternità, di amicizia, di condivisione. Noi abbiamo perduto totalmente, credo, questa simbologia. Ci diamo la mano per convenienza. Quando ci presentiamo, quando ci presentano una persona che non conoscevamo, gli diamo la mano, poi non è che ci interessa granché di conoscere la persona, di sapere come vive, che cosa possiamo fare per quella persona perché si senta accolta, accettata e amata. Ecco il segno della comunione. Se noi perdiamo davvero i segni concreti, direi fisici, che esprimono la comunione non si farà mai. Resterà sempre una bella chimera, una bella illusione, ma poi ciascuno va per conto suo. Quando usciamo dalla chiesa la domenica, ciascuno corre per i suoi interessi e fino forse alla settimana dopo non ci si incontra più, non si sa nemmeno chi siamo, perché restiamo fondamentalmente un popolo di estranei, di intruppati dentro una celebrazione che però non ha il sapore della comunione. Allora anche questo credo che sia un altro aspetto importante, questa stretta di mano tra Paolo e i collaboratori di Pietro ha tutta la portata di un mandato, di un'autorevolezza. È davvero un gesto, direi, autoritativo, che fa davvero luce su questa diatriba che era in corso da anni tra la comunità di Gerusalemme e le comunità fondate da Paolo. Risolve questo problema di conflitto, di orientamenti diversi,
questa stretta di mano diventa davvero il segno di una compartecipazione. Ci siamo divisi i compiti, ma non perché uno vada per una strada e l'altro vada per l'altra senza più incontrarsi, ma perché nella diversità dei ministeri, delle missioni, si costruisca una Chiesa unita. Voi vi occupate dei giudei, io mi occuperò dei pagani, però tutti insieme dobbiamo lavorare attraverso la stretta di mano, attraverso questo contatto anche fisico, dobbiamo lavorare perché si costruisca un'unica Chiesa e non due Chiese parallele. Ecco, allora io credo che anche questo è un aspetto importante da tenere presente. Quando ci scambiamo il segno della pace durante la messa domenicale, cerchiamo di davvero di guardare in faccia quella persona che abbiamo vicino, che forse non abbiamo mai visto, che forse non vedremo mai più, non lo so, ma in quel momento, stringendo la mano, diamo come un lascia passare a quella persona, un benestare per quello che è, per quello che fa, per quello che cerca, per quello che soffre, per quello che gioisce. Tutto diventa segno, questa stretta di mano, se davvero la facciamo con questo spirito di autentica fraternità e di davvero profonda e genuina volontà di condivisione e di solidarietà. La stretta di mano dovrebbe essere il segno dell'amicizia, il segno della fraternità vera. Stringere la mano, abbracciarsi, quanto è importante nella vita, perché tutto questo diventa un segno di una rinuncia al proprio piccolo mondo, al proprio egoismo, ad essere noi al centro di tutto per accogliere gli altri e far vivere anche gli altri in questa dimensione così profondamente amicale. Gesù Cristo è passato per le strade della Palestina con questo spirito. Non stringeva la mano perché forse questa non era l'abitudine di allora, però abbracciava tutti, raccoglieva tutti. Venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, io vi ristorerò. Venite con me, state con me. L'abbraccio della pace, della serenità, della speranza. Ecco quanto è importante tutto questo, perché è una dimensione non marginale della nostra vita spirituale, ma è davvero uno stile nell'accogliere l'altro e nel proporre una comunione, un'amicizia con l'altro. Un altro aspetto che mi sembra importante possa così aprirci a qualche considerazione è il comportamento di Pietro. Paolo non ha nessuna remora a dire che è un comportamento ipocrita, perché sulla sollecitazione di Paolo sta con i pagani, mangia con i pagani, però appena arrivano dei circoncisi cristiani immediatamente cambia atteggiamento. Dice il testo che Cefa, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Questo tema dell'ipocrisia è un tema che dovrebbe davvero agitare la nostra vita, perché siamo tutti un po' ipocriti, siamo tutti un po' tendenti a cercare le circostanze più favorevoli per noi, ci piace un po' barare, tenere nascosti i nostri difetti e far vedere invece i nostri pregi, così abbiamo più successo, più gratificazione. Abbiamo pure di manifestare il nostro volto senza trucco, nella sua genuinità,
perché gli altri possono anche accorgersi che non siamo poi così santi come vorremmo apparire e che nascondiamo forse dentro il nostro cuore delle situazioni che ci danneggerebbero sul piano dell'opinione degli altri, no? E quindi diventiamo anche noi un po' ipocriti. Pietro ha paura di questa gente, ha paura che lo metta in crisi. Prima stava con i pagani perché non c'era nessuno che lo controllava. Arrivano questi, immediatamente cambia atteggiamento, lievita e non ne vuole quasi sentir parlare. Guardate che questo è davvero un atteggiamento più diffuso di quello che noi immaginiamo. Perché stare con la gente che ci dà sempre ragione, che ci applaude, è facile. Ma stare con la gente che non ci applaude, ma che forse non ha una buona opinione di noi, non è facile. Noi coltiviamo delle antipatie spesso che non hanno fondamento. Però queste persone le evitiamo, perché non entrano nel nostro schema mentale. Abbiamo paura del giudizio degli altri. E allora ci atteggiamo a seconda delle persone che incontriamo. Se incontriamo le persone che ci applaudono, allora siamo tutti molto estroversi. Quando dobbiamo stare con persone invece che forse hanno qualche difficoltà a rapportarsi con noi, allora diventiamo molto guardinghi e cerchiamo di evitare il più possibile il confronto, perché il confronto è sempre faticoso. Confrontarsi. Quante persone sono cristiane in chiesa, pregano, sono fedelissime, poi quando vanno per la strada hanno paura di mostrare che sono cristiani. Il mondo va male proprio per questo, perché ci sono troppi cristiani che si camuffano, che si mascherano di fronte al giudizio degli altri. Hanno paura del giudizio degli altri. E allora si accodano, assumono atteggiamenti ipocriti, profondamente ipocriti, per salvare la faccia, per non essere messi alla gogna, per non essere discussi, per non essere controbattuti, non so, per non essere in qualche modo messi in crisi. Allora non si può cambiare continuamente atteggiamento, non si può cambiare continuamente il modo di essere. Il vostro dire sia sì sì, no no. O siamo cristiani sempre 24 ore su 24, o non possiamo cambiare la giacca a seconda di come ci conviene. Bisogna avere il coraggio di affrontare la vita, di affrontare il mondo. Ecco perché bisogna formarsi, bisogna essere attenti alle esigenze del Vangelo, perché il Signore l'ha detto molto chiaramente: se voi vi vergognerete di me, io al momento opportuno mi vergognerò di voi. E il sale che non sala viene calpestato, non serve più a nulla, tutti gli mettono i piedi sopra. Il cristiano che non sa assumere il proprio atteggiamento corretto e coraggioso rischia di essere calpestato da tutti, perché non lascia traccia, non incide. La nostra vita cristiana deve essere una provocazione. Certo, non è libertà, non vogliamo convertire nessuno e non vogliamo, diciamo, esaurire tutte le nostre energie in questa specie di crociata per il bene. Però la testimonianza vera, coerente, coraggiosa, costi quello che costi, la dobbiamo assumere. Perché altrimenti noi saremo inesorabilmente relegati nelle sacrestie, dove stiamo benissimo, o nelle nostre chiese, dove preghiamo tutti insieme, e fuori chi porta il Vangelo per le strade del mondo, se abbiamo paura del giudizio degli altri? Paolo in questo è tassativo. Paolo ha subito tutte le angherie più possibili e immaginabili, ma non ha mai tradito il Vangelo.
non ha mai assunto atteggiamenti accomodanti, è andato sempre diritto, e questa è stata la sua grande, il suo grande fascino, la sua grande autorevolezza, perché è andato diritto per questa strada di una testimonianza autentica. Questo noi abbiamo bisogno, di questo, di questa coerenza, di questo coraggio di un cristiano che si assume le proprie responsabilità anche nel mondo e accoglie, accetta il confronto nella convinzione che la saldezza del Vangelo avrà la meglio. E l'ultima cosa, se tu sei giudeo e vivi con i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi pretendere che i pagani vivano come dei giudei? Guardate che la domanda è subdola, è provocatoria. Noi non possiamo pretendere mai che gli altri vivano come noi vorremmo. Questa è una grandissima illusione, è una tentazione questa, perché qualche volta la Chiesa può pensare di diffondere il Vangelo per creare una specie di omologazione su alcune scelte fondamentali. Non possiamo mai costringere nessuno a vivere come noi viviamo. È proprio questa la grande libertà che dobbiamo assumere e che dobbiamo rispettare negli altri. Incontriamo gli altri, vivono diversamente da noi, hanno punti di riferimento diversi dal nostro, ebbene, ben venga, ci aiuteranno ad essere ancora più coerenti al Vangelo e quindi accoglieremo il loro messaggio, il loro contributo di idee, di sensibilità, perché davvero noi dobbiamo crescere in questo confronto, nella pluralità e nella molteplicità degli orientamenti. Non c'è un parametro uguale per tutti. Ciascuno vive a suo modo, secondo la propria coscienza, secondo il proprio modo di pensare e di decidere questo rispetto. Come puoi tu, che vivi con i pagani, giudeo, pretendere che i pagani vivano come vivono i giudei? Non è possibile. Sono due mondi diversi, totalmente diversi, ma proprio perché diversi, chiamati tutti a incontrare Gesù Cristo e a vivere in Cristo la pienezza di questa luce. Ecco, io credo che anche questo è uno stile della nostra vita cristiana, che bisogna assumere questo rispetto per le condizioni di vita degli altri. Siamo troppo facili a giudicare, siamo troppo facili a precomprendere situazioni che forse sono più complesse di quelle che noi immaginiamo. Bisogna avere questa capacità di andare oltre i nostri schemi e di cogliere le persone nella loro vivacità e nella loro autenticità. Saremo molto arricchiti se accoglieremo la testimonianza di chi è agli antipodi del nostro modo di pensare, perché anch'essi possono davvero contribuire alla nostra crescita e a far diventare più saldo il Vangelo a cui tutti noi crediamo, perché nessuno ha il Vangelo come possesso esclusivo, perché, come dicevo, lo Spirito soffia dove vuole e suscita adesioni che noi nemmeno immaginiamo, perché fortunatamente il Regno di Dio non è chiuso dentro uno steccato che noi abbiamo costruito, ma il Regno di Dio è sparso, è diffuso nel mistero della libertà e dell'adesione di ogni uomo che è stato costruito a immagine e somiglianza del Padre. Concludiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.